senso di nausea che l'aveva. La grande cucina. Posò di nuovo gli occhi sulla piccola foto fissata alla credenza e quasi senza pensarci la sfilò delicatamente dalla cornice. Vi passò sopra la mano per togliere la polvere che la copriva, per guardarla meglio. In quel momento la raggiunse la zia. «La porti via?» le chiese a bruciapelo. Lilian si voltò di scatto. «Sì, mi è sempre piaciuta questa foto». «Anche lui», aggiunse allora la zia con tono desolato, «anche lui avrebbe fatto meglio a portarla via». Lilia si girò di scatto verso di lei. «Lui chi? Lui chi?» gridò, intuendo all'improvviso che qualcosa le era stato nascosto se sua zia diceva quelle parole, se sapeva che cosa lui avrebbe dovuto fare, se pensava che sarebbe stato meglio che lui avesse portato via sua madre. «Lui chi?» ripeté più piano, come già esausta da una lotta combattuta, ora lo sapeva, per anni, senza mai giungere alla conclusione. La zia la guardò perplessa. «Tuo padre? E chi se no?» Lilian cadde seduta su una sedia, stringendo ancora tra le mani tremanti la vecchia piccola foto ingiallita. All'improvviso le si era squarciato dinanzi un grande velario. Tutta la sua vita si era capovolta, tutto doveva essere rimesso a posto, niente era più come prima. Aprì gli occhi, li richiuse, poi svenne. Va bene, avete sentito? Quale? Quella pagina 47. Sì. Un altro brano, quando le cose insomma precipitano, perché questa è una storia, lo sapete voi, di violenza su una bambina, e questa violenza provocherà dei danni irrimediabili, oserei dire, anche se il libro finisce con una nota di speranza. Sembra che Lilia possa poi alla fine superare questo ricordo della violenza subita da bambina, pur tuttavia i danni sono invece irrimediabili, cioè non del tutto si può cancellare un'esperienza di questo tipo. Allora, ora è stato scelto un altro brano. Quello che aveva subito con il marito di sua madre si era purtroppo ripetuto con il fratello di lui, Franco. Ora che aveva saputo la verità, ma lo era davvero? Rimaneva. Scusate. Mi sono dimenticata di spengere il telefono. Ora mandiamo la pubblicità. Oggi è veramente. Pagina, dici la pagina. 47. Quanto? 47. 47? Perché poi mi hai consegnato a quell'altro aguzzino, il fratello di tuo marito? Perché hai lasciato che insozzassero la tua bambina, che le rovinassero la vita? Lei, questi interrogativi l'accompagneranno per tutta la vita, fino a che, bene o male, riuscirà a farsene una ragione. Però, come ho detto, io credo che queste esperienze non si possano mai dimenticare del tutto. Questo libro nasce da una storia vera che mi è stata raccontata, stranamente, con molte somiglianze, da due donne diverse.
Una di queste, poi la seconda, me la raccontò e poi mi disse: signora, per favore, scriva la storia della mia vita, perché io voglio dare una testimonianza forte che serva soprattutto alle bambine. Dobbiamo farle sapere, fare sapere alle bambine che cosa può succedere se un uomo comincia a importunarle. E allora io sono stata spinta da queste due donne, ho fuso queste due vite, diciamo così, ho fatto un'operazione demiurgica fondendo le vite di queste due donne, un po' c'è l'una e un po' c'è l'altra. Naturalmente i fatti sono nudi e crudi, poi, e questi ce li racconta anche la cronaca tutti i giorni, quante volte si sente dire alla televisione una bambina è stata stuprata, questa è stata violentata nell'ambiente familiare oppure nell'ambiente di lavoro, e va bene. Una scrittrice, a differenza della cronaca, cerca anche di indovinare i pensieri, le sensazioni, le emozioni che una donna prova in questi casi, che una bambina prova in questi casi, e perciò è più completo, ecco perché la storia diventa veramente vita vissuta e non una semplice cronaca di una violenza subita e basta. Va bene, adesso sì. Faccio la famiglia e poi sì. Okay. No, a questo punto sentite meglio con la mia voce, la sentite insomma, perché purtroppo i telefoni non funzionano e bisogna evitare. Io siccome sono stata insegnante, sono abituata a parlare anche agli ultimi della classe, allora ho sviluppato una voce adatta all'uomo. Ci vuole proprio la tua voce questa sera. Sì? Ci vuole proprio la tua voce. È una voce a me non mi però, da insegnante. Il mio funziona, quindi parlerò da qua. Vediamo se si sente, cercherò di parlare più forte. Una piccola critica al libro di Marcella. Questo libro che presentiamo questo pomeriggio è, come già ha detto l'autrice, ispirato a fatti realmente accaduti. Racconta con grande delicatezza e sapienza di linguaggio la storia di una donna che sin da piccola è costretta a subire abusi e violenze, già qualcosa vi ha accennato l'autrice, da quello che crede suo padre e successivamente dal fratello di costui, ed in cui tutti gli attori principali, dalla madre alla zia, al marito, ai propri figli ed infine al proprio vero padre ritrovato, si incastrano nei loro ruoli in maniera perfetta e scorrevole e anche invitante a quelli che sono gli sviluppi successivi al momento in cui uno sta leggendo, e quindi la lettura delle pagine diventa sempre più avvincente. È una vicenda che è raccontata con una salda architettura e per di più attualissima ai giorni nostri, per le note vicende sulle violenze sulle donne che ogni giorno il telegiornale ci propina, anche ieri ce n'è stata un'altra. E questo, ahimè, a dispetto della sempre maggiore integrazione della donna nel mondo sociale, nel lavoro, in tante altre aree, rispetto all'uomo, ecco. E donne che nonostante tutto questo continuano a subire vessazioni, violenze fisiche e morali dalla componente maschile. È un bel libro perché ci rappresenta tutti. E chi di noi non ha fatto delle scelte importanti nella vita? Delle scelte radicali, dei mutamenti radicali. Ed è proprio il caso della protagonista, di Lilian, questa sera. È un libro che mette in risalto il coraggio e la determinazione della protagonista, la quale vuole rappresentare in sé l'icona della donna capace di attuare scelte importanti e radicali, ricostruire il proprio passato, capire chi è, da dove viene, qual è la sua reale storia familiare. E questo nel totale rispetto dei diritti altrui, perché è una persona di una gentilezza squisita e con dedizione verso il mondo che la circonda e che invece la opprime.
È anche un romanzo di dinamiche piacevoli, con capitoli di agile costruzione, con ampie prospettive visive. Sto pensando alla bella rappresentazione di Firenze che c'è dentro il libro. Persino viene citata la cupola, perché quando cambia abitazione questa giovane donna va ad abitare in una casa nel centro di Firenze, dove si vede anche la cupola. E poi ci sono delle belle aperture visive sui dintorni di Firenze, sulle colline di Firenze, nei dettagli minimi. Una rappresentazione dunque con continui cambi di scena, ed è questa la cosa importante per chi legge un romanzo, perché dà movimento. E c'è anche la rappresentazione molto bella anche di un viaggio che farà questa Lillian in Inghilterra per andare a ritrovare, dopo tante traversie, il vero padre. E quindi si stava discutendo prima con l'autrice circa una rappresentazione filmica di questo romanzo, cosa che io ho scritto, ho capito, ho intuito, ma altre persone si sono fatte avanti per ricavarne una versione. Il lettore si lascia trasportare molto bene.